Ciao a tutti, io sono Andrea e parlo principalmente di arti marziali perché sono un appassionato. Baki, parliamo di Baki. Io volevo parlarvi delle varie arti marziali che possiamo trovare in questo anime, che è pieno di personaggi fortissimi che praticano delle arti marziali che di base sono esistenti, come la box, il karate, l'MMA, il jujutsu, anche se assomiglia moltissimo all'aikido. Ma al loro interno esistono tecniche che sono assurde, come è giusto che sia. Alcune reali portate proprio oltre ogni limite immaginabile, come ad esempio l'axe kick, il suplex, il seiken o il finger grab, che sarebbe un po' lo scabush di Kung Fu Panda. La presa del dito Gux. Scadush. Oppure ancora l'aiki, che ti dicono essere una delle più antiche tecniche di jujutsu, che in effetti esiste come principio, ma qui è fantastico. Il concetto è quello di rivolgere la forza dell'avversario contro se stesso, ma in Baki è sufficiente usare una mano e avere un chi molto potente. E poi ci sono quelle totalmente inventate, ed è proprio di queste di cui volevo parlare. Chiaro, non tutte, solo alcune. Tipo lo spinning lotus, una tecnica in cui praticamente salti sopra le spalle dell'avversario, ti ci siedi sopra, metti le gambe attorno al collo e poi fai un giro a 360 gradi, facendogli fare all'avversario la fine che deve fare. Cioè, ve la lascio immaginare. Anzi, ve la faccio vedere. Tenzenke! Aia! Altre due tecniche interessanti sono il vacuum palm, che consiste nel formare del vuoto all'interno della mano, così da creare un effetto ventosa che può far aderire a una qualsiasi superficie o oggetto, e se applicato sulle persone ha il sensibile effetto di morte, e la poison hand. E questa è un po' più lunghina da spiegare. Praticamente, per ottenere questa tecnica bisogna preparare un composto velenoso costituito da varie piante tossiche e insetti velenosi con le esatte quantità. Poi questo composto va versato in un vaso di sabbia da far diventare questo vaso di sabbia velenoso. E quindi con la tua mano preferita devi colpire ripetutamente la sabbia velenosa. La mano va immersa nell'antidoto ogni 7 minuti di giorno e ogni 9 di notte, per poi ricominciare a colpire la sabbia dopo ogni disintossicazione. Oltre che essere uno sbatti allucinante, è un processo parecchio doloroso, quindi non so quanto sia conveniente questa tecnica. Comunque, il processo si può dire completo una volta che la mano è gonfia e ha il colore blu schifo. Una piccola quantità di questo veleno può causare cecità, mentre se entra nel flusso sanguigno uccide l'avversario facendolo marcire dall'interno. Una volta che si è stati colpiti da questa tecnica qua, si può essere curati soltanto se si viene colpiti da un altro che usa la stessa tecnica, quindi da un'altra mano avvelenata. In Baki abbiamo il colpo della frusta, che non è il colpo di frusta, che sostanzialmente sono degli schiaffi, però fanno parecchio male, perché per poter applicare questa tecnica bisogna rendere il corpo il più fluido possibile, così da poter prendere a ceffoni l'avversario, e sono schiaffi abbastanza potenti da poter strappare via la pelle. Direi che fa abbastanza male. E poi c'è anche chi usa la semplice forza bruta, ma pare che abbia studiato alla sacra scuola di Nanto, perché con questa semplice nocca ti devasta la faccia, te la sfigura, taglia tutto e insomma non è simpatico. Mentre invece come ultima tecnica ho tenuto da parte quella che io vorrei assolutamente vedere nella realtà,
perché sì. Si chiama Dress e praticamente prendi l'avversario e lo utilizzi come se fosse un nunchaku umano. E la chiamano Dress perché sembra che metti sopra un mantello. E non sono io a fare le regole. Basta, posso fermarmi qui. Ci vediamo, belli!